Signori. Eccoci. Dinanzi alla magia romantica di Majula. Siete bellissimi, come sempre. Mi siete mancati anche voi, sempre. Il nido di Twitch è qualcosa di estremamente prezioso e continuerò a dirlo finché avrò, immagino, anima in corpo. E qual è il piano oggi? Intanto fare la confessione che chiunque abbia visto il post su Telegram o la storia su Instagram ha già intuito. Ossia, io speravo di poter resistere dal farlo e il non ascoltare un vostro consiglio di massa mi avrebbe fatto sentire stupidamente elitista nei confronti della mia forma mentis e idea di onore. Ma visto che la mod ha aggiunto i Jirm all'interno di No Man's Wharf, ho farmato i pezzi di titanite. Me li ha messi la mod, mi avete consigliato di riprendermeli e io me li sono ripresi. Come un truzzo, con le spallette alzate. Ci siamo ripresi ciò che era nostro. Perché, da una parte perché è bello vedere almeno la metà di un piano ben riuscire, visto che come potete notare ho zero anime, infatti dopo averli uccisi ho usato il segno oscuro, perché non ho voluto recuperare le anime. Però ho voluto droppare le titaniti, così che almeno, da una parte abbiamo il piano mezzo riuscito, dall'altra, questa mod per ora non modifica così tanto dell'esperienza del rendere interessante fallire in quel modo. Quindi, visto che avevamo la possibilità di salvarci, noi siamo dinanzi al nostro bellissimo e mal scritto personaggio. Possiamo mostrare... Ah, però dobbiamo usare le anime. Possiamo signore realizzare ciò che speravo di realizzare la volta scorsa. Come state? Sto tergiversando dinanzi al menu per permettere alle persone di arrivare. Ma più 10 sia. Questo è ciò che avrei voluto vedeste la scorsa settimana. Tutti insieme, tutti insieme. Brividi da gamer. Mi serve un pre-live. Avete ragione. Mi serve assolutamente un pre-live. Scusate il colpo di tosse. Ora però, dinanzi alla nostra attuale posizione, con 378 di attack rate e attack range, penso possa essere anche utilizzabile come estensione. Non so l'anagramma qual è. Vabbè, di cosa è? Non l'anagramma, scusate. Tuttavia, questa tosse finirà mai? Non lo so. Sicuramente è meglio che in passato, ma sul finire, finché lavoro così, non ne sono sicuro. Tuttavia. Eccoci qua. Torniamo alla bottega di Macduff e avanziamo all'interno della nostra Bastiglia, ragazzi. Attack rate, infatti, sì. L'ho sempre chiamato attack rate anch'io. Pronte? Noi qui stavamo esplorando le modifiche all'interno della Bastiglia e queste ultime, ora, non possono comunque bloccarci dall'approfittare dello shortcut aperto poc'anzi.
Noi abbiamo deciso di utilizzare il ramo profumato per comunque togliere quella statua orribile, quella stupidissima idea di Scholar. Approfittiamone. Si torna a giocare un po' a Dark Souls, ragazzi. L'anima della sfida è sempre stata, nella sua versione live, anche qua, minchia, il roll non è bastato. Anche qualcosa che si interfacciava con modifiche di mod non necessariamente legate alla difficoltà. Però noi abbiamo lo Speed Demon attivo, non ha esattamente cambiato le carte in tavola al punto da rendere la run molto difficile, but still. Aia. Non penso. Hanno veramente lavorato. Aspetta, ma qua ci sono i 500. Meglio così. Sì, è attivato il cheat engine, sì. Cominciamo bene. Non c'è l'instagro. Sì che c'è l'instagro. Però è molto inferiore. Sono timidamente curioso. Benvenuto, Pollura. Grazie, Salvio. Come scusa? E basta. Esatto, era un'armatura di Lois, un cavaliere di Lois, di Eleum. Poise. Alla faccia dello shortcut, è un po' troppo questo. Stanno arrivando? No, sono un po' confuso. Vabbè. Oh well. Allora, come va? Sto cercando di parlare e avanzare il meno possibile per fare una sorta di pre-live in diretta. Ma questo luogo fu l'arena dell'episodio Costrutti 1. Me lo ricordo benissimo. Benissimo. In fila, ragazzi, in fila. Oh. Io avrei fatto sì, come modder, a questo punto, se si vuol seguire il design di Dark Souls 2, avrebbero potuto tranquillamente, o avrebbe potuto tranquillamente, far sì che le torce avessero un ruolo molto più importante, molto di più. E credo sia una modifica fattibile. Complessa. Immagino da programmare, però fattibile. Ah, a proposito però, c'è una cosa che dobbiamo fare. C'è una cosa che non abbiamo fatto davvero, causata da un piccolo incidente la scorsa volta. Credo anzi ve lo ricordiate bene. Grazie, Casael. Grazie di cuore. Però allo stesso tempo non ho ossa del ritorno. Non ho ossa del ritorno. Quindi penso che nel sistema di gameplay di Dark Souls di level design sia necessario fare tutto il giro. Noi dobbiamo adesso andare a fare il giro. No, andiamo al falò. No, non il fabbro. Però non possiamo tornare al falò. Quello intendevo prima col discorso sul level design, che forse avrebbero ba sarebbe bastato poter rendere. Eh no, non ci possiamo arrivare qua al falò. Peccato. Sì, esatto. The Dark Devil Hunt, Devil Hunter. Stavo proprio parlando del persecutore. Facciamo il giro da qua allora. Qua
Scusate un po' il caos, ma quanti doni? Antonino. Obi, Jack Kenobi. Jack, grazie. E il dono di Antonino riguarda un amore in qualche modo concretizzato dopo aver visto la condivisione della Metal Gear Saga con la Run veterana. Grazie di cuore. Apprezzo profondamente perché quel lavoro per me è molto prezioso. Grazie. E grazie anche a te, Jack e ex Lillo che ha donato una sub. Dicevamo però intanto. Coglione! Parlavo di me in questo caso, perché avevo fatto quel colpo di troppo che non. Appunto. Il persecutore. No, non scappare, Mike! Ok. Doppio sorso. Perfetto. Era molto importante non fare stupidaggini. Oh, tipo questa. Ok. Ne valsa la pena? Penso di sì. Anzi, potremmo vedere il persecutore buffato. Senti, Pursuer, ho capito che ho fatto un po' pietà, però. Glu glu glu. Ora però hai perso, purtroppo. A me fa impazzire quanto il modder ha voluto peggiorare alcune idee di. Mi fa morire la. Anche la capacità con cui ci è riuscito. Fantastico, veramente. Che artista, ragazzi, che artista. Non ho mai pensato seriamente di fare io, personalmente, una mod. Perché sarei consapevole di non avere il tempo e quando mi sono proposto di aiutare Hot Pocket ha preferito rimanere autonomo, giustamente. Come sarei voluto rimanere autonomo fosse stato in lui? Dicevamo. Ah, siamo messi proprio bene. Siamo messi proprio benino. Eccoci qua. Mi mancavano le nostre principesse. Ehi là! Voi mi avete fatto scoprire la gestione del parry delle boss fight di Dark Souls 2. Dure però comunque, eh. Questa è una bella cosa che fanno. Questa è una cosa molto bellina. Questa è stata una scemata da parte mia, ma adoro quel tipo di abilità. Non cadere. Sono nella cacca? Secondo voi muoio? No, non muoio! Fantastico. Fantastico. Dai, lanciatemi lo scudo.
Brava. Hai completamente annichilito la mia strategia di uccisione. Che sarebbe stata questa? Non è morta. Attacco in corsa! No, dai, che angolo! It's time to parry. Qua quanto pare, no! Che bella melodia. Sto cazzeggiando, ma... la melodia delle nostre guerriere è veramente speciale. È veramente bella. Bella, bella, bella. La loro idea era veramente fantastica. Peccato che non sia stata sfruttata, se non in maniera confusionaria, anche al castello di Drangleic. Niente male. Eccoci qua. Guardali, guardali! Oh, 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 oh. Che scarsi! Poverini, infatti. Quella era una bruttissima morte di gruppo, comunque. Io spero che ci sia stato un enorme lavoro di redesign dei contenuti di questi muri, perché altrimenti sarebbe veramente deludente, modder. Mi raccomando. Sure. Helios, ho già l'arma più 10. Mamma mia. Eh sì, ma in generale non so se ho letto la si può fare solo dopo facendo PvP a Belfry, ma solo dopo cosa esattamente? Perché è importante. Noi l'abbiamo fatta prima di Belfry Luna. Grazie, grazie la Serator. Ora qua mi sono completamente perso. Andiamo. Ok. No, non c'è proprio niente. Che delusione. Mamma mia. Ragazzi che... Hey. Volevi fregarmi, eh? Ma dai, ma anche solo per divertimento, mettimene tipo 18 qui dentro. 18. Tutti insieme. Ah, parlavi di te stesso. Ah, per gusto, non possibilità. No, per ora è tutto perfettamente congruente all'originale. Anche la posizione di questo falò. E noi non abbiamo neanche la pietra di Pharos ora per poter fare gli sgargiullini. Quindi non scenderei nemmeno se non per il gusto di affrontare un altro persecutore. Ecco il nostro amico. È un po' arrabbiato, poverino. 400 danni, mica male. Fare l'intera combo è troppo lento, però sono quasi 1000 danni.
Opla, non avrei neanche dovuto rollare in realtà. Quante ne diamo? Uno, fino alla morte? Fino alla morte. Sì, la Aid è stata modificata in maniera molto pesante. Quello che manca ora sono modifiche Aid dopo l'inizio. Ok. Ah beh, stiamo chiaramente noi a perseguitare il Pursuer. Ma certo, lo chiamiamo Percival, ragazzi. Pursy. Potremmo fare come Cox con JD, ragazzi. È facile, ci facciamo una bella lista. Penny, Percy, Pursy, Pucci, Polly. You got me there. Mi hai fregato. Ragazzi, chi ricorda che cosa è successo qui? C'è un momento storico della mia esperienza blind di Dark Souls 2 qui, in questo luogo. Episodio 19, sì. Episodio 19, ragazzi. Proprio lui. Allora. Ne ha aggiunti qua. Carino. Carino, ne ha aggiunte. Lighting perso. Ok. Ok. È tutto molto interessante, ragazzi. Ho una gran voglia di arrivare a fare i lord. Tanta voglia di fare i lord, di scoppiarli come petardi. Che fa? Dove va, signore? Torni! Aia, che mazza che sveglia! Era il destino del non morto prescelto questo. O meglio, il prescelto destino di quel non morto. Oh! Benvenuto, Scarface. Eh sì, welcome to Dark Souls. Non so da dove sei sbucato, ma ok. Noi dobbiamo ancora fare un bel po' di esplorazione, eh? Ci sono ancora delle cose qui. Chi c'è? Che paura. Attenzione, attenzione. È bello che ti aggrano subito. Carino. Ho apprezzato. Ho apprezzato. Ho apprezzato. Gradevolissima idea. Certo, puoi sfruttare un po' meno forse il barile qua, però anche nell'originale ci facevi poco. Ok.
Perfetto. Qui dove abbiamo avuto la disgrazia, o meglio l'inizio della disgrazia causata dalla mia avidità. Strade l'ha lasciato di pietra. Peccato. Avete sentito? Avevo sentito il verso di Ornifex. Per un attimo ho sentito i guaiti, chiamiamoli così, di Ornifex. Ragazzi, vi ricordo che questo anello è un fix per la soul memory. Santo cielo. Santo cielo. Sì, credo che sì, esiste quello da 28K, Tanokami. Esiste. Esiste. È un fix nel senso che è arrivato solo con Scholar, quindi praticamente una missione di terribile colpa. Ed è sempre stato una richiesta incredibilmente vivace dei videogiocatori di Dark Souls 2 perché la Soul Memory è un meccanismo distorto e assolutamente inefficace per gestire il multiplayer. Per ora sì, non ci sono modifiche. Vedo che ha un equilibrio possente. Viene da Dark Souls 1! Ok. Chi è? Il fatto che respawnino artiglio fortificante. Questo ci servirà. Ok. La Soul Memory è un meccanismo di, in qualche modo, matchmaking del multiplayer di Dark Souls 2 in cui il non morto viene combinato agli altri giocatori in base a quante anime ha ottenuto nel gameplay, il che è una roba terribile, terribile. Rendeva praticamente impossibile anche solo gestire l'idea del meta level, perché se morivi un po' troppo perdevi tutto, se non eri abbastanza bravo da gestirti le anime e così via. Cioè, una porcheria terribile. Ora, secondo voi riuscirò a tornare su? O scoppiamo malamente perché il gioco non lo considera? Si può fare, non lo considera, intendo dire che non è quello che vorrebbero, non è quello che vorrebbero noi facessimo. Ci si riesce, eh? Io l'ho fatto nel vanilla, figuriamoci qui, però. Però. Ok. Perfetto. Metti a 30 fps, sì. Eccoci qua. Che è successo? Chi è arrivato? Che sono questi passi misteriosi? Who's there? Ok, ripristiniamoci l'Estus. Esatto, Richard. Cos'è stato? Sembrava qualcuno.
Che sono queste impronte? Perché dovete rompere i vasi? Modder. Modder. Gradirei vedere differenze. Ai! Ora compare la viverna sul ponte. L'ho sentito quel pugno. Ragazzi, io ho una tale intolleranza per il fatto che ho ancora oggi la tosse che se penso che devo fare l'effigie di The Last of Us 2 interrompendo il discorso 20 volte al minuto. Ogni 10 minuti, dai. Hey dog, I heard you like archers. So I put archers on your archers so you can be hit while you are being hit. Guardali, guardali! Vivaci, vivaci! Divertiti! Però poteva essere peggio, dai. Io vorrei darvi un sacco di feedback e interessante analisi del gameplay che sto facendo, ma sto praticamente giocando a Dark Souls 2 in totale tranquillità, senza avere la benché minima sensazione di nuovo. E per carità, a me diverte perché è tantissimo che non gioco a Dark Souls 2 e soprattutto stiamo insieme. But still... Ti metto uno spot. Complimenti. La delicatezza con cui... La tranquillità con cui mi hanno spinto giù, ragazzi, è stata emozionante. Cioè, una di quelle cose che non ti dimentichi. Veramente, veramente magico, ragazzi. Magico. Già! Ci si sente così! Lunga vita al re. L'unico cheat inserito nella partita è quello che aumenta la difficoltà in base alle decisioni del modder. Nemici che saranno più veloci e più lenti. Non so in che modo, non so come, quando e perché. Fatti aiutare da Luca Thiel, Mike. Mi sto già facendo aiutare da Luca Thiel, Lioras. Mi aiuta ogni combattimento, Luca Thiel. Questo, come direbbe Gaia di God of War, è stato il backstab degli dèi. Signori, il backstab degli dèi. Ha per caso rimosso la pessima scolarata? Sì, lo ha fatto. Stima per la scelta. Che succede? Basta un po'. Chi è esploso?
No, non ci arriva. Niente male la combo di anelli e set di Mauglin, eh. Allora. Certo, Jabri, abbiamo fatto diverse mod e challenge all'interno dell'anima della sfida 2 Live, che è insomma il nome del format di Dark Souls 2. Questa è la prima mod, ma non la prima challenge. Sicuramente però l'UET resterà dov'è. Quello che faremo noi in futuro sarà fare altro. Bene. Abbiamo trovato Ocelot di Dark Souls 3. Chi ha spawnato? Mi aspettavo una trappola molto peggiore, ma mi sa che siamo stati completamente graziati. Sì, hanno una presa. Sì, hanno una presa, queste povere creature. Hanno una presa. Ma in realtà, buona parte dei nemici di Dark Souls 2, prima di sapere come si gioca Dark Souls 2, che è un gameplay molto diverso a livello di combat system, pacing, lo sfruttamento del kiting, eccetera. Rispetto a Dark Souls 1, molti nemici sono pericolosissimi, eh? Poi diventano melme inermi, ma. La Bastiglia perduta, super bocciata, perché queste cose sono simpatiche, ma lasciano il tempo che trovano. Perché sono veramente troppo poche. Cioè, per esempio, Esatto, di grosso ha messo solo il mega cancello per dividere le aree. Che ci sta, ne ha cambiato la progressione, però non basta. Specialmente quando hai quel potere, divertiti. È vero che è una cosa fatta con passione, mica va giudicata. Però non è una mod a pagamento. Vero Bethesda? Però insomma. Che poi tra l'altro, la cosa affascinante era quanto difficile fosse la peccatrice quando non si conosceva Dark Souls 2. E quanto povera diventa dopo. Vero Luca? No, Luca Thiel, poverina, la peccatrice. Ok. Ah, merda, l'ha velocizzata! Di un botto! È veloce! È molto veloce! Cazzo! Fichissimo! Bravo!
Eh sì, vabbè, Dax. Vabbè! Utile il Perry! Dai, che palle! Questa cosa di Dark Souls 2 è il peggior difetto del combat system in assoluto. Totale spazzatura. Allora. Figo però. Ma la musica è cambiata? Era così sempre? È diversa, no? È fichissima! È diversa, raga, per forza. Che bello aver reso la... Non avrei dovuto vincere senza curarmi, ragazzi. Avrei dovuto avere le palle, invece sono stato... Beta, super beta, non morto beta. Guai, non dovevo curarmi. Sì, ma hanno reso la peccatrice difficile. Ha reso, è un ragazzo solo, no? Che figo, questo... Forse i Lord sono stati resi difficili. Forse i Lord sono stati resi difficili. Ci sta. Ci sta tantissimo. Ci sta tantissimo. Se i Lord sono stati potenziati... Beh, sì, più difficile. Ovvio che non è un'altra creatura. Si fa quel che si può. È semplicemente lontana da quello che è la memoria muscolare e chiaramente ti porta ad avere meno finestre. Non è che mi aspettavo l'incantesimo, ma visto che ero rimasto abbastanza deluso fino ad ora, essere sconfitto dalla peccatrice è stato figo. Anche perché altrimenti, poverina, no? Non avrebbe avuto chance di farlo o di farcela. Ora devo giocarmela un po' più safe, ma... Non è che per caso giocandomela safe mi farò uccidere perché sono cagato? Può essere. Sii coraggioso, Mike! Come i veri guerrieri! Attento alle sue spalle! Ok, divina scuola del recupero delle anime avide! Mike Ushinkan! Boom! Non morto. No. Cioè, you are death. Allora. Ok, questi ignorerò ancora. Ma smettete di fare attacchi a sorpresa. E mo che famo? Ho capito le tue finestre. Dai! La senti la mia spada più 10? Peccato che il Perry non funziona. Io avrei reso il Perry super utile qua. Cioè avrei cambiato la boss fight. L'avrei resa guinnosa. E invece... Che bella la musica. Non la riconosco però. Da dove viene?
Dark Souls 3? Ah, sono stato pirla. Cazzo. Glu glu glu, Mike. Hai fatto un errore grosso. Avido! Cioè, ti piace proprio... Ti piace proprio Dark Souls 2, eh? Con gli attacchi che a volte fai, a volte no. Porca miseria! Quando fai il salto, dopo faceva l'attacco alle sue l'attacco laterale. Invece no, stavolta non l'ha fatto. Questo è Vendrick, ragazzi. Anche Dark Souls 3 e Dark Souls 1 hanno queste cose, ma molto più rare. Proprio perché il pattern in teoria dovrebbe essere in qualche modo prevedibile, o tu debba esserne in grado di reagire. Ecco. Non so la musica da dove viene, sono molto curioso. Sono molto curioso. Mi sarebbe piaciuto vedere nella mod il fatto che col parry rallentasse, però credo che a livello di programmazione sia molto più difficile, perché con Cheat Engine, se dici che il mostro deve avere il 70% in più di velocità, ok. Dirgli di rallentare dopo un parry è un altro discorso, ovviamente. Stavo per bere io, non fatelo mai. Quindi è una musica semi-originale. È di Alex Rowe la musica, ok. Fico. Molto fico. Dai, su, che pizza! One eternity later. Secondo me l'errore che non devo fare è correre. È sguazzare nell'avidità. Allora. Un frutto comune. Grazie. Arigato gozaimasu. Ma l'esplosivo simpatico? No, niente. Io 4-8, mi frega poco. Oh, grazie, Kuroyana. Mi ero perso il tuo piccolo dono, grazie di cuore. Che poi, appunto, anche solo per il pensiero, piccolo non lo è mai. Benvenuto alla taverna. Ah, ma io, bentornato, è un po' che sei iscritto. Si vede dall'elmo. Allora. Che famo? No! Per favore, Life Gem, curami molto. Quando vuole lei. Un bel range questa spada. Dai, su! Ok. Non voglio usare solo la finestra della... lo so, la tua più lunga di spada! Tu mi avresti colpito! Ok, posso girare intorno a quell'attacco.
Poterci girare intorno cambia molto le cose. Ai, iframe! Gli iframe! Peccatore perduto. Secondo voi hanno cambiato, ha cambiato la musica perché era consapevole e avrebbe creato difficoltà? Perché è molto figo. Oppure l'ha cambiata di tutti i lord, sarebbe figo. No, l'attacco in... No, purtroppo gli attacchi, gli attacchi in roll, gli attacchi in corsa con le armi pesanti in Dark Souls 2 sono una porcheria atomica. Che bella che è. L'ho riconosciuto quell'attacco. Ah, ce l'ho fatta. Forza, peccatore. Che hanno assunto male non il tuo gender, ma proprio il tuo sesso. Carina questa modifica. Cioè, semplice ma efficace per un giocatore anziano, diciamo. Aia. 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 Le mie deboli vecchie ossa. Non c'è ancora Aldia. Sì. La peccatrice perduta è un uomo. Qui qualcuno non ha visto l'Anima Oscura 2. Sono molto, molto, molto contrariato. Molto contrariato. Allora. Allora. Quanto aumenta l'attack rate? Un cazzo. Tanokami ha trovato la host usata per la peccatrice. Fantastico. Bravo. Fantasticissimo. Allora. Ne possiamo parlare in un bel talk show quando uscirà del discorso Bloodborne... E Sony che si sta spostando anche su PC. È molto interessante, molto interessante. Eccoci qua. Nulla è confermato. È un gigantesco sé. Sono chiacchiere meno folli della speranza dei giocatori di un tempo. Ragazzi, tutta fuffa. Tutta fuffa. Però se facessero una forte, impegnativa e grande patch per creare una sorta di upgrade version su PlayStation 5, comincerebbe anche a essere più interessante la possibilità di fare quella botta. Allora... Tuttavia è la classica speranza sulla punta della lingua e del cuore dei giocatori. Detto questo però, abbiamo sconfitto la peccatrice perduta. Anzitempo potremmo dire rispetto a quello che vorrebbe forse
il buon Dark Souls. Quindi... quindi... che si va a fare? Andiamo a sconfiggere Ornstein. Allora. Allora. No, beh, la mod... a me diverte molto giocare Scholar insieme a voi. La mod per ora è abbastanza mediocre. È un peccato. Male, male, malissimo. Da. Fregati. No, tu mi hai fregato. Allora, vivi. No, viverna, no. Non soffi, non soffi. Cari vecchi aggro di Dark Souls 2. Ah, si è alzata. Ok, è il momento della strategia finale. Leroy Jenkins. Canon! Mi sembra perfettamente canon. Ok. Nulla è... nulla è sbagliato. Ok. Ok. Avete notato che... c'è una cosa che ho notato... di quest'arma che trovo deludentissimo. Ha dei motion value patetici. Cioè l'arma a due mani fa praticamente lo stesso danno che a una. Ed è cacosissima sta cosa. Grazie, antico cavaliere. Lei mi ha salvato. E no, Gwynelush, non c'entra niente il motion value con lo scaling. Io parlo proprio del moltiplicatore di danno della mossa. Au. Cioè, in teoria, moveset diversi fanno danni diversi. Il quarto colpo? Veramente? Siamo sicuri che Dark Souls 2 non sia il motivo? Probabile, Tanokami. Probabile. Non posso negare. Non posso negare che sia. Sì, lo spadone che uso... no, non scala solo su destrezza, però principalmente su destrezza. No, no, ragazzi, vi spiego. Non preoccupatevi, se non sapete cos'è il motion value, non siete scemi. Chiedete, non preoccupatevi, io in diretta magari utilizzo il termine e non lo spiego subito perché sto giocando e non voglio distrarre o fermare la partita. Però è semplice. Guardate. Immaginate che questo colpo, ok, faccia il danno di 378 per 1. Ok? Questo R2 ha la stessa destrezza.
ha la stessa arma, ha lo stesso 378. Perché fa più male l'attacco con R2? Perché il motion value, il moltiplicatore del danno applicato poi alle difese dell'avversario, farà la 378 per 1,25. Quindi anche senza scaling, se voi prendete un'arma che non scala, come le armi elementali di Dark Souls 1 e 3, oppure l'arma blu grezza di Dark Souls 2, quella di Bennard, se fate un attacco a una mano o due mani, cambia il danno. Capite? Quello è il motion value, che sembra essere completamente merdoso all'interno della spada di Mirra. Semplicemente. Tony, questo è semplicissimo. È un po', non è un termine tecnico, è la base di come è gestita la terminologia nei Souls. Non preoccuparti, la Quality Weapon è un'arma che scala su più di una caratteristica. Principalmente, di solito, le quality sono forza e destrezza. Spero vi stiate divertendo. Guardali come sono aggressivi. No, volevo fare un parry, non l'avevo visto quello dietro. Come ci si sente, eh? Come ci si... Allora, dobbiamo capire che se l'arma va avanti e io la schivo, non soltanto perché ha ancora l'output di danno attivo alla fine dell'animazione e devo prendere il colpo. Antipatici. Pam 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 pam. Metterei il meme del ragazzo che canta, del ragazzino che canta Mad World, ma... Ragazzi! Correte con me! Correte, correte! Come prego? Il non morto prescelto. Sono talmente bannato in Dark Souls 2 che non c'è neanche un segno. Non è vero che non ci gioca più moltissima gente in quel modo. Ah. No, il forziere credo non ci fosse in generale in Scholar. Credo che in Scholar non ci sia. Forse le statue non c'erano, in effetti. Ti hanno velocizzato! Fico! No, volevo provare a parriarlo. Vabbè. Se fa così male, non potrò parriarlo neanche per gioco. Uff. Veloce. Merda. Ci crepo. Doppia bevuta. Bravo, Mike. Niente parry, dai, niente. Qui bisogna vincere. Non giocare, mi sa. Perché è veloce. Mi piace. Fa male la mia spada, Orstein. Che ne pensi?
No, ho sbagliato. Avido. Ah, tu scemo però. La difesa alzata in quel... Vabbè, alla fine le boss fight sono questo in Dark Souls 2, non è che si può fare tanto. Però velocizzarle è una bella idea. Oh, niente. Niente. Era tosse omicida la mia, ragazzi. Ok. Oh, a ognuno il suo, ragazzi. Forse perché è talmente legale e neutrale che ha pensato, sta tossendo, non sta facendo niente male. È un incidente. Tu sei la mia... Tu sei la mia più grande sfida. Santo cielo. Ok. Ah, sotto c'è il falò, ma... Dite che c'è qualcosa. Credo, temo di no, purtroppo. A me dispiace non essere così curioso, però è una curiosità che mi è stata un po' spenta dai risultati fino ad ora. Penso che ci siano solo cose macroscopiche, non micro. E quindi... Allora. Aia. Ora sono proprio curioso di vedere cosa succederà qui. Però prima dobbiamo essere umani. Eccoci qui. Pietra di Pharos. Ok, avremo una bella fine live, secondo me. E qui ci sono diverse strade che possiamo intraprendere, specialmente se ti fanno le furbate da speedrunner. Però non è quello che ci interessa, vero? Non ancora, perlomeno. Facciamo, per esempio, una via di mezzo, buttandoci prima qui. Vediamo un po' se qualcosa è cambiato qua, ma secondo me questa è una mappa che, come la tocchi, non... La vedo difficile, la vedo sinceramente difficile. Welcome back, Xarsel. Xarel. Artiglio della cenere. Dai, su, invadetemi. Qualcuno mi invada, qualcuno mi sfidi. Testate al muro. Questa parte di Dark Souls 2 a livello di lore mi ha permesso di fare una delle discussioni più belle di tutta l'Anima Oscura 2. E qui si può farmare il patto dei campioni, tra l'altro. Vai. Sì, sì. Ah, ammazza, veloce. Volevo fare l'attacco normale. Qua dovrebbe spawnare, se siamo nel patto dei campioni, un invasore molto speciale che si può farmare. Ed è utilissimo da farmare. Quanto level design sprecato, che peccato. Che peccato, questa mappa poteva essere incredibile. Cioè, per carità, puoi allungare il ponte, ma ci trovi una stupidaggine. È carino, per carità, però... Sì, ha rimosso il falò vicino alla caverna, Tanakami, sì.
Sì, Ivan, devi usare un ascetico. Che devi fare? Però l'ho fatto pelo, eh? Pelino pelino. Quanti HP abbiamo? Non posso vederlo. Mi sa di no. Non si può forse in Dark Souls 2, si può fare in Dark Souls 3. Questa cosa è l'idea più brutta, più brutta di tutto Dark Souls 2. È veramente, veramente un'idea bruttissima. Brutta, 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 brutta. Veramente una roba talmente sbagliata nell'universo narrativo di Dark Souls 2. Porca miseria. Che eccesso, veramente. Mamma mia. Sì, mi riferisco al patto dei ratti, cioè... Oh, guardate il falò, che figo. Cioè, veramente una roba scandalosa, terrificante. Vi ricordate il nostro personaggio dell'anima oscura, nell'anima della scoperta? Mamma mia. Parlo dell'ambientazione, del fatto che ci sia un topo parlante, che abbia fatto un botto con gli uomini. È proprio una roba presa da altra cosmologia, cosmogonia, qualunque termine si voglia usare, veramente sbagliato. Sì, anche il gatto che parla è un po' una cosa lasciata. Perché sì. Ehi, ma antipatici, non è che... Cioè, è ovvio che il senso lo puoi trovare, ma è veramente una roba... No! Non posso arrivarci? Ero convinto di sì. Non ci ho mai provato, eh. Stavo cercando di fare la figata buffa, ma... Alvina non è un gatto. Alvina è un'entità senziente dell'abisso. Cioè, non è un gatto di casa, un... Sapevo che sarebbe successo. Sapevo che sarebbe successo. It was meant to happen.
Come una catapulta, esatto. Ho nominato l'abisso. Lo sapete, il problema che ha Dark Souls 2 nei confronti della sua narrativa, che viceversa sarebbe altrimenti la più bella della trilogia, è che per qualche ragione, che secondo me è anche totalmente comprensibile, secondo me lecito, oltre che io stesso lo dico, colpa di Miyazaki, che ha fatto supervisione zero, è che si prende, non delle libertà, peggio, fa degli errori e ha delle imprecisioni nei confronti di regole prestabilite dall'originale, che poi vengono riprese dal 3 e rendono ancora più sbagliato il 2, che sono ingiustificabili. Sono proprio una mancanza di studio del materiale d'origine. E se fai un sequel, è un pasticcio. È un pasticcio. Ed è un peccato. Perché portare le anime dei Lord e la prima fiamma in contatto con il mondo degli uomini, quindi Dranglake e così via, era veramente bellissimo. No, Dark Souls 2 non è fatto da Miyazaki, infatti. È Tanimura. Appunto, è quello anche il problema. Per questo il gameplay è così diverso. Per quello ci sono le pareti che si alzano magicamente senza alcun tipo di indizio di level design. E bla bla bla. Purtroppo è così. Però è totalmente canon. Non è non canon, è super canon. Al contrario, infatti, è questo il fatto. Vabbè, per ora scendiamo qua e accendiamo il falò, poi vedremo. Giocheremo dopo con il resto. Sì, Athal, sì. Tanimura ha salvato il salvabile. Volete che faccia un mic drop spoiler dell'Anima Oscura 3? Perché ho visto che state tutti scherzando tantissimo, ma tantissimo, su un piccolo dettaglio che io stesso ho comunicato a voi negli anni, e l'intera community internazionale ci ha basato la sua intera struttura narrativa dell'esposizione della lore di Dark Souls. Però è soltanto un indizio che vi causerà tanta confusione. Vi farà veramente venire giramenti di testa. Io ve lo dico. Cioè, non sarete contenti. Sarete confusi e confusi e un po' appesi. Noi viviamo di questo, Mike. Va bene. Va bene. Va bene, ragazzi. D'accordo. Questo nasce dal fatto... L'auto inizia con vabbè che vi frega, tanto è un videogioco, esatto. Vedete? Il tempo non è distorto. È un errore. Non lo è. Ah, e... C'è altro, ma... Basta così. Oh, la scala. Esatto. Soler dice nessuna menzogna.
È stato tradotto male. Cioè, si parla del fatto che va benissimo quello che dice. E va benissimo farci tutta la speculazione decennale dei Souls. Ma se si vuole essere precisi, soprattutto nei confronti del fatto che Dark Souls 3 diventa estremamente specifico e prende davvero le cose come erano state scritte da Miyazaki in testa originariamente, tutto crolla. E se e quella vecchia traduzione, che è coerente e secondo me bellissima, ma vocabolariamente sbagliata, diventa un errore. I localizzatori hanno fatto un lavoro coerente, con un'interpretazione anche interessante. Ma Dark Souls 3 purtroppo ha reso le cose molto, molto, molto complicate. È un sequel in cui si dimostra che Miyazaki ha fatto una scrittura molto diretta dall'originale. E se complichi le cose, le vecchie interpretazioni non funzionano più. Se c'è una piccola sbavatura e il tempo non è distorto. Non lo è. Funziona in modo particolare. Quindi si potrebbe definire convoluted. Ma no, non lo è distorto. E non ve lo dico cosa dice realmente. Belli siete. Siete bellissimi. Ve la siete cercata? Io sto cercando di lavorare il più presto possibile all'effigie di The Last of Us 2, ragazzi. Nel mentre preparo il video per Nintendo di Xenoblade. Vorrei tantissimo avervi già dato l'Anima Oscura 3, episodio 1. Sarebbe stata pronta se non avessi deciso di fare l'effigie. Ma è lì. Vi posso dire un'altra cosa. Ad oggi, in timeline, ho 20 minuti pronti, finiti e bellissimi. Sono davvero belli, sono contento di come sta uscendo perché è comunque una via di mezzo fra la 1 e la 2. Nei primi episodi non ci sarà tantissimo gameplay, è naturale, è un'introduzione, anche nel gioco c'è poco gameplay. Ma stiamo a 20 minuti. E non è finito l'episodio. Non sono da 10 minuti come alcuni dell'Anima Oscura 2, che erano perfetti così, eh? Per me, però, ecco. Tempo al tempo, ragazzi. Vi prego. Non dobbiamo assolutamente avere fretta. Io ce la metto tutta a fare le cose alla massima velocità. E ovviamente, dell'Anima Oscura 3, episodio 1, ci sarà una premiere. Ci mancherebbe altro.
Sì, Geser, sì. Sì. Poraccio, hai anche sbagliato la mira. Ah, ha rimosso quella scemenza del... Ah no, sta sotto, questo non è il Black Gulch, è vero. No, ma lo scolo... Lo scolo è noioso. Non mi va di fare lo scolo. Che succede qua? Lo scolo è pallosissimo. Non crolla? Zirf, puoi andare a vedere il sondaggio quando vuoi. Non è così. Perlomeno non nelle prime 24 ore. Allora. Chissà se qua c'è qualcosa di effettivamente modificato. Sarebbe anche difficile capirlo perché è un'area molto molto distorta. Ah, ecco sì, fico. Fico. Ma come? Ma c'era un oggetto prima. Qui è solo nel New Game Plus che invade la signorina, vero? Mi sa. Che pirla. Non ricordo qua se effettivamente... Ah, c'è, ok. Carino. Giusto. Ah, bene. Very good indeed. Melinda, che è una marca delle mele, praticamente. Dove sei, Melinda? Sì, Sauro, ma TBA. Per forza di cose, TBA. Guarda come corre. Qualcosa di nuovo, eh? Carino. Ah, è tornata al suo mondo? Vabbè, ok. Che bella combo.
tornata sull'albero. Ragazzi. Per favore. Ok? Però per essere una spada più 10, eh? Sto cercando che su qualche chicca magari, ma... Signori! Mi hanno gonfiato! Quanto è messa qua per dare fastidio. Fa molto Dark Souls 1 quello che mi è successo qui. Super. Io sto trottando. Secondo voi faccio bene qua? Cioè, qua lo scolo, no? Che faccio? Trotto? Facciamo il trottino. Magari ha modificato qualcosa qui che è fighissimo. Sarebbe fighissimo. No, non... Perché il mio obiettivo è sempre intrattenervi, giocare insieme divertendoci. E per carità, qualunque cosa accada a schermo, ci divertiamo. Per esempio, buttati di sotto. Vabbè. Dai. Mettetemi qualche chicca. Niente. Uè, cane. Qui abbiamo qualche scrigno e... Ah, il falò. Che è da qui. No. Ai. Non si distruggeva questo. No, mi sa di no. Ma è... Ma che schiaffo mi ha dato? Ma che schiaffo mi ha dato? Ho sbagliato muro? Ma quello mi ha dato uno schiaffo... M'ha dato una... un ceffone! Che m'ha tolto... Una... Ai. Una quantità di HP! Da colpo di scena! Dobbiamo accendere la luce. Corriamo, ragazzi. Quella morte era fuori da ogni piano. Let's go. Siamo attenti agli schiaffi dei non morti perché si devono essere allenati molto mentre si annoiavano qui. Veloci.
Ah, che fastidio! Tiè! A sfregio. Ora, stiamo attenti. Che abbiamo visto, questi ragazzi sono particolarmente... Ok. E ora... Caviglie di burro. Sono stato un maestro. Sapevo di non avere l'anello del gatto, ero convinto che non si sarebbe fatto assolutamente così male. Ma proprio no! Vabbè, che vuoi che sia? Che sarà mai? A quanto pare... Era un disastro. Cioè... Ogre of Gravity. Allora. E niente, con delicatezza e calma. Continua a non sembrarmi un salto così terribile, ma... Ai! Io avrei... Fossi stato nel modder, avrei... Visto lo stile che vuole dare nella partita... Cambiato le statue che sputavano veleno... E al posto di sputare veleno... Le avrei messe... A, B, A, B. Cioè due effetti diverse, tutte attaccate e moltiplicate per tre. La prima che spara tossicità, l'altra che ti rompe l'equipaggiamento a ogni colpo. Sarebbe stato preciso. Cosa sono sto a fare? Bene. E ora godiamoci l'ultimo quarto d'ora di live fatto diversamente da quell'ultima che abbiamo vissuto. Ha lasciato il falò qui, che magnanimo. Vedremo Anderson. Dipende da quello che succede. E da come. Potrebbe essere un gran remake, se i rumor sono corretti. Allora. Ah, carino! Ottima idea. Apprezzabilissimo. Carino. Molto. Ai. Allora, cacciatore solitario,
Ma hanno aumentato l'effetto del veleno o sbaglio? Che bordello c'è qua? No! Diventa colpibile, merda! Questo mi mangia! Okay, tutto a posto. L'uomo invulnerabile fino a... Smith, alle tue spalle. Vabbè. Succede, ragazzi, succede. Succede, succede. Non poteva andare bene per forza, ma vediamo se riesco invece a... Eccoci qua. Smith li ha tirati nella trappola. Me. Quanti sono? 7? Solo 2. Mod, quanto veloci? Scarsi. Au. Terz'ultimo gigante. Ma che fai da solo? Non vedo, sei troppo grasso! Grosso! Grasso non sei! Giant shaming sto facendo! Non ci arrivo! Evviva! Vede niente. Intanto ci sono le mani oscure dietro che stanno facendo casino. Tutto così pesto, buio. No, non c'era un'altra. Ah, forse non c'era una. No, c'era un'altra. C'era uno scrigno qua, no? Ah!
Avrei dovuto mettere la soundtrack dei Pillar Man. È vero, è vero. Ah beh. Ai 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 ai. Esatto, sarebbe stato perfetto. Pensavo di essere rimasto deluso dalla Prepare to Die Again. E invece, rispetto a lei. Ha la stessa arma? Ah, sì. No! Manina! Ho capito, manina ho detto! Ah ah! E ora che fai? Questa è una bella meccanica. Carina. Non ho mai capito, mai compreso, mai accettato e mai gradito il rimuovere il taglio della coda di alcuni arti, magari alle boss fight come extra, cioè non capisco. Era così gradevole, era così interessante, a livello di gameplay anche. Era una cosa in più. E non era sempre semplicissimo. E mo che fai? Ah, non ho l'Estus. Nope. Ma ti ho ucciso! E adesso? Stavo lì a giocare. Oh sì, ho sgargiullato, ragazzi. E ora? Zero anime. È vivo. È morto. È vivo, è vivo. È vivo, ragazzi, è vivo. È vivo, è vivo. Ma non mi ha droppato neanche la pietra di Faros, avete visto? È vivo! È vivo! Sta bene! Togliamogli la manina! Che fa? Che fa? Che male! Faccia la sua mossa! Ok. Ah, l'aveva droppata, non l'ho raccolta! Non avevo visto lo sbrillino azzurro! Forza, forza! Manina! Opla! Manina! Opla! Ehi! No! Che sveglia! Manco fossimo in New Game Plus, eh? Glu 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 proprio! Vieni qua, vieni qua! Ah! Vabbè, dai! Altra manina! Oh no! Gli ho colpito la pancia! Tiè! Aspetta! Tiè! Tiè, ho detto! Evviva! Ok, perfetto. Scusate i versi scemi. Molto streamer sedicenne, ma... Molto bene. 170.000 anni. Dark Souls 2 è anche questo. Tra non molto potremo cambiare set, eh? Tra non molto potremo cambiare set. Non ci sarà più utile giocare con questo setup. Cioè, meglio, non vorrò più giocare con questo setup. Grazie, Gonku Max.
Un falò primordiale è stato attivato. La Cinder arriverà dopo il prossimo Resident Evil, che è dopo questa run. Giocherò la Cinder e ho una curiosità enorme di farlo. Enorme. Il design più spaventoso di un boss in un Soul? Ce ne sono un paio incredibili, ma sono quelli, eh. Cioè, personaggi come... Il Gaping Dragon. Difficilmente sono superabili. Poi Bloodborne ha delle belle chicche, però. Non si sa mai. Che male. Sbagliato. Eccoci. Osiris, sì, Osiris è terrificante. Molto, molto bello Osiris. Glencore, il senza padrone. Dai, 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 che dobbiamo fare il gran finale. Peccato per la coda di Osiris, peccato per la coda in generale delle boss fight. Evidentemente era un'idea che non gli piaceva perché l'avrebbero e l'avrebbe rimessa, eh. Cioè, se non l'ha rimessa è perché non gli piaceva neanche nell'uno, per qualche ragione. Eppure, a me da videogiocatore ha sempre divertito moltissimo avere qualcosa in più a cui pensare. Specialmente quando ti dava un premio diverso. Ho un'idea. Ho un'idea, ragazzi. Che finale sarebbe senza una chicca? Scusa, bro. No, Dalmont. Non è per quello.
L'unica cosa che si può correlare a quello che adesso, per quanto non ho messo baffi elettrici, ma. Questa non è per tutti, ma sarà per molti. Chi non la coglie chieda assolutamente in chat che è impossibile che nessuno. Con quale resistenza, piccolo? Pip! Insomma, qualcuno coglierà il gioco. E noi andiamo a tra l'altro il loro premio in New Game Plus è anche utile, eh? È anche utile. Il che rende gli ascetici sempre molto fichi. Ragazzi, è veramente andata al top questa diretta. Sono contento, spero che vi siate divertiti. Ma quanti canuzzi qua! Uè, Vorgel! Chi sei? Un non morto? Per poco! Ridete. Allora. Non ho bevuto. Sono solo in ansia perché mi sento in ritardo con tutto, ragazzi. Questa è nuova? Questo scrigno è nuovo? Credo di no.
I think not. Ma il dente di drago era sempre stato qua, mi sa, in Scholar. Ah, no, forse no. Tanto è bullshit comunque. Infatti. Ok, c'è qualcosa di nuovo. Infatti è nuovo, vero? Ok, ottimo, ottimo. Perché clippava? Ah, dunque. Perfetto, direi. Ragazzi, avete visto l'anima? Ah, l'avanguardia reale dei topi. Non è il quadrupede brutto. Quello è un altro. Tanto con gli ascetici potremo farci tutte le anime che vogliamo. Perfetto. Ok. Ottimo. Bruciamo qua. E... sì, Jordi, forse. Miyazaki ha detto che avrebbe voluto fare un Dark Souls finale a fine carriera, però non si sa, eh. Non si sa, non si sa. Ecco qua. Sempre più vicini dal mollare. Mauglin. Sempre più vicini. Tanto che io vi direi, prima di chiudere definitivamente la live, no, basta, adattabilità è finita. Basta. 110 agility mi va bene. Ah, l'avevo già presa l'armatura di Drangleic. Scemo io. Scemo io. Ignoratemi. Ti sbagli, The Hanged Man. Ma la tua impressione è perfettamente lecita a causa di alcune problematiche, specialmente di localizzazione, che ha avuto Dark Souls 3. Ne riparleremo, voi sapete dove. Io, ragazzi, vi ringrazio. È stata una live preziosa. Io ho l'ansia, ma farò di tutto per darvi enorme soddisfazione quando, infine, arriveranno i contenuti di cui sto parlando. Quando avremo un bel talk show risponderò a tutte le interessanti domande che sto leggendo su altro. Anch'io ne ho bisogno. Grazie di cuore a tutti. Tendenzialmente capita che in queste dirette io faccia a volte un po' lo scemo. Ma è perché entro completamente in una fase di gioco. Puro gioco. Anche cretino. Ma che bene che fa. Alla prossima, ragazzi.